Ieri scadevano le richieste dei contributi per quanto riguarda l'energia, le bollette. E, proprio combinazione, vedo ieri, cioè combinazione niente, passo per via Mazzini, c'era una fila incredibile per consegnare i documenti. Vado a vedere sul sito della rete civica e come si può fare per evitare le file. Ed è scritto mandateci via PEC. Con un mio amico abbiamo fatto un tentativo. La PEC che è segnata sul sito del comune di Trieste è errata. La posta elettronica certificata, La per chi PEC, sì, non è scusate, posta avvezzo. elettronica certificata, è errata. C'è una O in più nella cosa. Quindi, che vuol dire che se ieri qualcuno ha avuto l'accortezza per cercare di non fare la fila, persona quindi un po' più veloce, un po' più giovane, magari sotto certi aspetti, perché aggiornata con l'utilizzo degli strumenti informatici, avesse inviato la sua richiesta via PEC, 5 minuti dopo gli arriva la segnalazione che questa PEC non è stata consegnata. Quindi una bacchettata sulle mani a questa amministrazione comunale che è riuscita a dare indicazioni errate a chi ne ha bisogno. C'è da dire però che siccome appunto la PEC è una documentazione, come dire, ufficiale e uno può, come dire, fare invio e andarsene a fare altro, è un documento che se uno credo porta da un avvocato, è, come dire, con il riscontro del sito del comune, insomma, dovrebbe poter ottenere lo stesso il beneficio, no? Perché la PEC non è una mail di Libero o di Google, no? Cioè è un Sì, documento solo che c'è un ufficiale. piccolo problema. Se vai da un avvocato comincia a pagarti l'avvocato, devi Certo, chiedere. certo. Forse sarebbe il Seconda caso di cosa, risolverla prima, se ci sono poi magari istanze. seconda cosa, siccome ho fatto una piccola ricerca su Google, mi sono accorto che questo errore arriva almeno anche nel 2014, se non, e anche qui nel 2015. E se uno ha fatto domanda e non si è accorto, appena oggi scopre 2 anni dopo che magari la sua domanda non è stata accolta, non perché lui non rientrava nell'ISEE dove invece rientrava, quindi aveva tanti titoli, ma perché questa PEC non è mai arrivata.